Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali. In questo tutorial vedremo come funziona la distorsione gruppo. La funzione distorsione vettoriale consente di distorcere uno o più oggetti, sempre in modo non distruttivo. È possibile distorcere forme, linee rette, curve e testo applicando un set di impostazioni di distorsione direttamente agli oggetti selezionati. La tavola da disegno è già pronta, ho inserito una serie di tracciati, sono in pratica dei tratti pennello che ho raggruppato, dei vettori. Seleziono il gruppo, attivo la distorsione dal pannello livelli e, come vi avevo anticipato, troviamo diversi effetti. Al momento scelgo trama e nel pannello viene aggiunto un nuovo livello contenitore. Sulla tavola da disegno, sull'oggetto, invece viene attivato un reticolo con dei nodi. In questo set di impostazioni, distorsione e trama, gli oggetti non vengono inizialmente distorti, ma devono essere modificati manualmente. Selezionando il gruppo distorsione viene attivato lo strumento nodo, che abbiamo già visto in uno dei primi tutorial. Il link lo trovate sempre in descrizione. Attraverso i nodi è possibile riposizionare le giunzioni della trama, oppure riposizionare intere sezioni, le toppe che sono in pratica delimitate da 4 nodi. Vedete che sposto un'intera sezione. Consente anche di selezionare più nodi contemporaneamente e trascinarli, e ottenere così la deformazione trama. È possibile aggiungere nuovi nodi cliccando nel punto esatto in cui si vogliono aggiungere e crea così nuove giunzioni. Il tipo di distorsione può essere modificato dalla barra contestuale in alto, dove troviamo anche reimposta per reimpostarla e accanto ai pulsanti per cambiare il tipo di nodo, da acuto ad arrotondato, e in questo modo cambia la cuspide. Questi invece sono pulsanti per allineare i nodi durante il trascinamento o per allineare i nodi delle curve selezionate. Faccio una selezione multipla, vedete, aggancio i nodi e ottengo un effetto onda. Poi seleziono anche questi laterali, riesco a muoverli tutti insieme e a dare una certa inclinazione. Dal righello in alto trascino una guida per avere un riferimento visivo. Questa la tolgo. Ruotando le cuspidi riesco a manipolare i tracciati e distorcere così la forma come serve. Il livello di distorsione segue le regole gerarchiche che abbiamo già visto nel tutorial dei livelli. La distorsione sarà applicata a tutti i livelli figlio. Ad esempio, traccio un cuore e lo aggiungo al gruppo di distorsione e poi lo trascino sulla forma. Vedete che la distorsione viene applicata anche al cuore, che segue esattamente la distorsione applicata prima. Vi faccio vedere gli altri set di distorsione, ad esempio arco verticale. In questo caso la forma verrà deformata automaticamente, ma è possibile eventualmente aggiungere i nodi, spostare le toppe come abbiamo visto prima, oppure modificarla dal cursore in alto, che va a settare il raggio, invertire la distorsione, oppure cambiarla ad esempio in arco orizzontale. Vedete che in questo caso ho combinato due effetti di distorsione. Nel pannello livelli, infatti, ho due livelli distorsione gruppo. Ne tolgo uno e poi troviamo ancora arco orizzontale, curvatura verticale, curvatura orizzontale, fisheye per ottenere una distorsione grandangolare e torci. Tutti questi effetti di distorsione possono essere anche applicati al testo. Vediamo velocemente un esempio. Scrivo mesh e applico una distorsione trama al testo. Anche in questo caso vedete che si creano i nodi che posso trascinare e modellare, regolare gli angoli, eliminare il livello di distorsione e tornare al testo originale, oppure applicare l'effetto quadrilatero. Vedete che il testo resta comunque sempre editabile. Abbiamo capito come funzionano i livelli di distorsione. Adesso vediamo un esempio pratico. Come creare un mockup
utilizzando la distorsione gruppo. Ho disegnato una lattina formata da diversi vettori. La parte centrale è costituita da un livello forma, un rettangolo con gli angoli inferiori arrotondati. Lo posiziono e applico un effetto distorsione trama. Sposto i nodi laterali e li trascino in alto. Poi aggancio i due centrali e li sposto sempre verso l'alto. Regolo le curve ruotando le maniglie e ripeto le stesse operazioni in basso. Adesso raggruppo i due livelli del logo che abbiamo utilizzato prima. Posiziono e quindi sposto il raggruppamento all'interno del gruppo distorsione. Scalo e ruoto. Vedete che in pratica la distorsione viene applicata anche al logo, poiché è contenuto all'interno del livello contenitore. Abbiamo visto le distorsioni vettoriali, ho tralasciato in questo tutorial appositamente la prospettiva che vedremo nei prossimi insieme alle distorsioni pixel, in modo da poter avere una visione d'insieme, confrontare ed assimilare le differenze fra la prospettiva vettoriale e il filtro prospettiva live. Vi invito a lasciare una traccia del vostro gradimento, un commento, un like. Anche per questo video è tutto. Ci sentiamo nel prossimo. Ciao!